Mi racconta a Trieste che sotto il comune c'è una grotta grossa molto bene. Ci si poteva bucare dalla parte dei gabinetti sotto le logge o dal grage dell'ex attacchi che sta scia davanti alle carcere. C'era pure una storia metropolitana che diceva che lì sotto c'è nel tesoro di quelli che hanno governato qui in Osimunt dell'Ottocento. Mi sa che tu che andace lì sotto. Vi visto mai che lo troviamo per davvero? La leggenda racconta ancora di un ricco che sta scia di casa ante il palazzo Baldeschi, che un giorno scopre la moglie che se la faceva con un cortigiano. Prima fa ammazzare col puretto e poi fa murà viva la moglie del mezzanino che si vede in don comincia al palazzo verso il sacramento. Più passava il tempo e più si sentivano i lamenti e si pensava che era l'anima di quella puretta murata che non gliela faceva sgappa fuori. Allora, da quella volta, la finestra rimase sempre aperta, pensando che poteva capitare qualche disgrazia a chi l'esse chiusa. Difatti, da quando l'hanno chiusa, non è che quel palazzo ci ha avuto tanta fortuna. Può essere che solo leggenda, però... Chi indaceva il circolo dei signori, due che c'è qui bei soffitti a cassetto, la parte più antica del palazzo, sentiva rumori strani e camminante l'appartamento di sopra, che sarebbe il salone degli specchi. Siccome era disabitato da parecchio tempo, hanno pensato che ci poteva essere un fantasma.